Se guardo amici, come? Anche uomini e donne. Ma assurdo, cioè abbiamo un sacco di cose in comune. Sembra che tutti i miei interessi rispecchino i tuoi. Incredibile. A me lo viene a dire. I signori vogliono ordinare? Sì, allora per me un antipasto di insalata verde e un impasto integrale di farro e crosca. Sai, io sono vegan. Vegan? No, ma veramente? Pure tu? Vegan. Fave e crackers pure per me. Come cazzo ti sei vestito, Fra? Ragazzi, sono vegan. Cioè sei gay? Ma no. Vegan sono tutte quelle persone che non si cibano di carne, tutto ciò che ha a che fare col mondo animale e i suoi derivati, tipo uova, formaggi, salumi. Che stronzata, perché dovremmo farlo? Perché è la nuova moda del momento. E poi perché così difendiamo i diritti degli animali, quella roba là. Non si può sopravvivere senza carne. Dove le prendi le proteine? Essere vegan è una scelta di vita, ma anche autodisciplina e autocontrollo. Certo non è per tutti. Certo, non è per gente come lui. Che stai insinuando? Che non potrei fare anch'io il vegan? Tu? Ma per favore, non resisteresti un giorno senza carne. Cos'è, una sfida? Accetto. Una settimana senza carne. E sia, vegan per una settimana. Allora ragazzi, chiariamo le cose. Dato che non abbiamo nessuna intenzione di partecipare alla vostra straordinaria iniziativa, suddivideremo la cucina in due reparti. Uno per i vegan e l'altro per le persone normali, o meglio senza ritardi mentali. D'accordo? Sì. Viva le uova. Che bontà. Noi non abbiamo bisogno di quella roba, giusto? Ma sei sicuro di questa protesta? Sì, Fra, stiamo facendo la cosa giusta. Fidati di me. No alle pellicce. No alle pellicce! No alle pellicce! La polizia! Slegami, basta! Basta mangiare carne! Mangiamo la frutta! Gli animali sono esseri viventi! Scusa, ma piante e verdure non sono esseri viventi? Hai ragione! Che mangiamo? Le pietre! Mangiamo le pietre! Mangiamo le pietre... Milioni di vegetariani in Italia e siamo al primo posto in Europa, una dieta che corrisponde ad una scelta di vita. Sono vegan. No, non gay, vegan. Non mangio più la carne. Però non lo dire alla nonna, La conformazione dei nostri denti ci rende carnivori per natura. Considera la piramide alimentare. Vedi? Il mio cibo fa la cacca sul tuo cibo. Che culo! Non è questione di chi caga su chi. Qui si tratta di veri e propri campi di concentramento per animali che finiscono sulla nostra tavola. Ok, ma non puoi mica far chiudere o sabotare tutti gli allevamenti del mondo. Rossita, ti salvo io! Vai Rossita! No Marco! Devi resistere! Ce la puoi fare! Ma io ho fame! Non ce la faccio più! Resisti! Resisti!
resisti. Ah! Buddha ha ragione. Non posso mollare adesso. Sono sicuro che Ernesto sta resistendo. Che grande forza di volontà. Che uomo! Visto? Una settimana senza carne! Ce l'abbiamo fatta! E senza ripercussioni sulla salute. Mm.